piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui. Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi! Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli? Brutto! Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso. Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso? Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui. Non giochiamo con te perché sei brutto! Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui. Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo! Gna 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 gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo! Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo. Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri? I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto. Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli? Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via. Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te. Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro. Persino io sono più bello di te. Il brutto anatroccolo era molto triste. Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa. Quella mattina, il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada. Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza! Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno. Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco. Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione. Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già. Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca. Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai. Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui. Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere. E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni. Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto! Eh sì. Fin dall'inizio, infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre. Ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa. Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando: tu prezioso? Com'è possibile?
Hans, se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come. Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante. Ok, vediamo cosa puoi fare. Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re. Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora. Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali: Sua Altezza è giovane? Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello. Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia. Ecco il giorno che stavo aspettando. Corse subito dal suo proprietario. Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce. Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto. Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore. Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli. Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando! Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe. Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo. Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora. Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas,
ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via. Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà! Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso. Buongiorno, Vostra Altezza. Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello? Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano. Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche. Sì, esatto. Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero? Certo che posso, è molto facile per me. Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva. Ok, è abbastanza. Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso. È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice? È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero! Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo? Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re. Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate. Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato? No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice. Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono. Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero? Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.